Pierre Moles è nata nell'84 e produce modelli artigianali di qualità. La produzione è divisa in due importanti linee, una produzione made in Italy fatta qui all'interno della nostra azienda, dove dal dischetto, dal CAD, esce il prodotto finito già imballato, e poi una produzione che viene fatta in Cina con due tipologie di prodotto. Prodotto die cast in metallo, tutto apribile, e prodotto invece in resina. Lavoriamo con attualmente tre aziende, anche medio-grandi, perché l'azienda dove produciamo attualmente e abbiamo ripreso a fare die cast è più di 500 persone, eccetto il CAD che viene curato strettamente qua in Italia, controllato, e quindi siamo sicuri che quando si svilupperà il prodotto la linea è concepita da noi ed è quella che vogliamo noi. Adesso lo riescono veramente a fare tutto con un prodotto di veramente alta qualità. La nostra azienda è andata in Cina non per risparmiare o per delocalizzare, come invece comunemente accade, diciamo. È andata in Cina perché qui in Italia abbiamo perso delle lavorazioni. Non riuscivamo a trovare un'azienda che potesse sviluppare il prodotto che noi avevamo in mente. Non era possibile andare a fare non so quanti stampi in acciaio per poter riprodurre la macchina a un costo accettabile. E anche il fatto che nell'azienda che noi abbiamo trovato in Cina loro avrebbero sviluppato interamente il prodotto, quindi dopo aver fatto gli stampi, il prototipo, loro avrebbero potuto fare anche tutto l'assemblaggio. Qui in Italia non esisteva una struttura che potesse dal creare gli stampi in acciaio, fare la verniciatura, fare l'assemblaggio, quindi noi avremmo dovuto fare gli stampi a destra, l'assemblaggio a sinistra, la verniciatura nel centro. Invece lì avevamo il classico chiave in mano. La fortuna che abbiamo ancora noi, ok, e lo dico sempre, è che il mercato cinese, la tecnologia cinese non ha la genialità e l'artigianalità che abbiamo noi. Questa è ancora la nostra fortuna, che loro non hanno, perché loro tendono a fare sempre un prodotto di massa, di bassa qualità, ma se seguiti, facciamo esempi anche di altissima tecnologia, aziende americane che non faccio nomi, producono prodotti di altissima tecnologia in Cina, però sono costantemente seguiti e sviluppati in Occidente.